Nel mio video precedente sono giunto alla conclusione che Tesla potrebbe non essere stato quell'amichevole ragazzo che ci stanno raccontando. Tesla, che combatte i magnati del petrolio, voleva darci energia gratuita con il codice divino 369. Ebbene, vediamo se questo ragazzo, Tesla, è davvero un bravo ragazzo. Quando ho fatto qualche indagine sui codici 369, questo mi ha portato alla bobina di Rodin e alla matematica di base del vortice. Ecco il diagramma. In breve vedi una linea nera e una linea rossa. Questi sono i due sistemi separati. Prendiamo la prima linea nera. Tu hai 1, 1 e 2, 2, 2 e 4, 4 e 4 è 8, 8 e 8 fa 16, che è 1 più 6 e fa 7, 7 più 7 fa 14, 1 più 4 fa 5, 5 più 5 fa 10, 1 più 0 fa 1, quindi torni a 1. Nel centro vedi lo 0, quindi questo schema è il modello del toro. Mettiamolo sul nostro cratere. Vedrai che ha una corrispondenza perfetta. Diamo quindi un'occhiata al video sull'energia. E nella parte anteriore, il colore rossastro, vedi il campo del toro. Ma nella parte posteriore, tu hai le piramidi 3, 6, 9, invertendosi costantemente, più 9, meno 9. Più 9, meno 9. Così hai le piramidi 3, 6, 9. Come crei l'inversione? Bene, 1 e 2 fa 3, 7 e 8 fa 15, 1 più 5 fa 6, poi 5 più 4 fa 9. Ecco come crei l'inversione. Quindi hai il diagramma di un toroide dominato da una piramide controrotante. Il 369 non è il codice divino, è il codice parassita. 369 suona un po' come 666, se me lo chiedi. Cerchiamo le origini della piramide controrotante. Una vista dall'alto della prima piramide. Iside. Il fratello di Iside era Osiride. Osiris or Sisis, riflettore di Iside, specchio di Iside. Ora sappiamo il nome della piramide, ma in che direzione stanno indicando? Diamo un'occhiata ai colori. Muovi i due triangoli a parte. Per chi lavora con i computer, hai due sistemi di colore. Hai il colore RGB, rosso, verde e blu, e questo è il triangolo superiore. E poi hai il sistema CMYK. CMYK che sta per ciano, magenta, giallo e la K sta per nero. Quindi diamo un'occhiata al triangolo CMYK e nel mezzo vedi questo triangolo nero. E il triangolo nero rappresenta Osiride, il signore delle tenebre. Quindi dai un'occhiata al triangolo RGB. Al centro vedi il triangolo bianco che sta per Iside, regina della luce del giorno. Ora vediamo che Osiride è il triangolo rivolto verso il basso e Iside quello rivolto verso l'alto. Quindi questo è il codice del sistema parassitario. Ma che dire del nostro sistema? Controlliamo. Prendiamo il cerchio dei colori e dividiamolo in 9.
Ora creiamo il codice 1, 2, 4, 8, 7, 5. Guarda i numeri neri. Vediamo ora i seguenti codici. L'1, il 2, il 4, l'8, il 7 e il 5. Il punto 0 è questo colore. Quindi in un certo senso potresti chiamarlo Madre Terra Blu e non il Blu Isis. Qui hai la controrotazione dei colori piramidali e qui sotto hai i colori toroidali. È tempo per un esperimento. Metti i sei colori in sequenza e vediamo cosa succede. Penso che se potessi accelerare un po' di più, vedresti un solo colore, e quello sarebbe il punto zero, il blu. Forse questa sequenza potrebbe avere un po' di effetti curativi, non lo so. Ora, una lezione di egittologia. Le piramidi rivolte verso l'alto rappresentano il Ka, l'anima del vivente. La piramide che punta verso il basso rappresenta il Ba, l'anima dei morti. Al centro di questo meccanismo controrotante puoi disegnare una scatola. Quando crei una stella, in una stella, in una stella, crei un centro eterno. Un vortice, un buco nero, l'occhio di Allah. Hai anche un occhio nel toro, l'occhio di Horus. Spieghiamo alcune parole. Alla Mecca hai la scatola nera, il Kaaba. A mio avviso non è la Kaaba, ma la Karaba. E perché in Arabia Saudita? Beh, non è un caso. Molte parole qui con il Karaba. Andiamo dai cosiddetti acerrimi nemici dell'Arabia Saudita. Alcuni di questi versi sono probabilmente coincidenze, ma passiamo a un altro cratere ora, che è molto importante per la nostra storia. Per le persone che hanno visto il mio video di Atlantide, sanno che il riflesso del cratere Linnae si riflette nel firmamento come Saturno. Facciamo un'immagine 3D del cratere e spostiamolo alla luce del sole e poi vedi che è un cratere in un cratere in un cratere. Prendiamo la mappa di Atlantide e mettiamola sul cratere. Quindi, Atlantide è Linné, cioè Saturno. Diamo un'occhiata alla versione della fantascienza.
Probabilmente conoscete tutti la storia di questa forma esagonale su Saturno. Ma che cos'è? Facciamo un esempio con il gioco di questo bambino. Quale forma si adatta a quale forma? Adesso confrontiamola con la Terra più grande e suggeriamo che ogni cratere ha il proprio schema elettrico. Così il nostro cratere ha lo schema toroidale, con al centro l'occhio di Horus. Potresti quasi paragonarlo a un cervello sinistro e a un cervello destro. Ora, ogni forma biologica creata in questo cratere sta seguendo lo schema toroidale. Quindi, ogni forma di vita creata a Linné segue la forma della piramide controrotante, che ci dà due crateri e due schemi elettrici. Beh, sai cosa? Il cratere Linné, Atlantis, si è allagato e tutta la cosiddetta civiltà egiziana atlantidea migra verso il nostro cratere. Una barca in particolare ha attirato la mia attenzione. La barca di Nu Ankh. A cosa serve questa forma di energia? Sarà nel mio prossimo video. Ma quello che so è che i nostri problemi sono iniziati quando gli dèi sono sbarcati sul pianeta delle scimmie. Questa è una battaglia tra due schemi energetici. Mentre facevo questo video, sono giunto a un'altra soluzione del nostro sistema eliocentrico. Gli scienziati su Atlantide stavano sperimentando i loro dispositivi controrotanti e hanno creato una reazione a catena. Questa onda d'urto ha messo fuori orbita la Terra e ha creato un gigantesco tsunami. Ha anche creato un effetto RGB che avrebbe portato il Sole e la Luna a essere entrambi riflettenti del globo blu. Grazie per aver visto. Ci vediamo nel mio prossimo video.